Buongiorno, sono temporaneamente a Monza, tra l'altro là in fondo c'è lo stadio di quella partita sciagurata della Juventus, nella quale si pensava che la squadra avesse toccato il fondo, invece no, scava, 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 il fondo si è ritrovato a Tel Aviv, scusate, ad Haifa, Haifa, perché sempre in mente Tel Aviv, ma in realtà era Haifa ed era un bel viaggetto. Però adesso questa situazione va lasciata naturalmente alle spalle e continuo a meditare su quelle che sono state le parole di Andrea Agnelli. Io lo so che adesso voi magari vi dividete nei vostri giudizi, nelle vostre sentenze, perché no? No? Ma quelle di Andrea Agnelli sono state parole fortissime, ragazzi, dopo Haifa, non solo ai nostri microfoni, quelli di Sportmedias, ma anche a quelli di tutti gli altri che lo hanno intervistato. Nell'anno del centenario lui ha espresso due concetti fondamentali, che si possa essere d'accordo o no. Il primo è stato quello di confermare Massimiliano Allegri, che piaccia o non piaccia, ma era il messaggio che la dirigenza doveva dare alla squadra. È evidente, no? La dirigenza ha preso posizione di fronte anche a voci più o meno fondate, di fronte a indiscrezioni. Di fronte a tutto quanto sostanzialmente si diceva in quel momento, sui rapporti squadra, allenatore, sulle critiche che l'allenatore stava ricevendo e che sta continuando a ricevere, peraltro perché una partita sola chiaramente non può fare testo, però serviva questo messaggio. E poi nell'anno del centenario di proprietà della famiglia e dei 125 anni di esistenza della Juventus, Andrea Agnelli dice: mi vergogno e chiedo scusa. Beh, ragazzi, di fronte a delle affermazioni del genere fatte da un membro della famiglia che nell'anno del centenario dice di vergognarsi della propria squadra, io penso che anche chi non aveva voglia o non se la sentiva o non trovava le forze, per svariate ragioni, di reagire in una situazione di questo genere, si sia sentito il dovere di andare a cercare queste forze nel proprio profondo e farle uscire e tradurle sul campo. Abbiamo già detto che la Juve non è guarita, è a metà tra l'essere malati e l'essere convalescenti. È ancora malata e sta entrando forse nella fase della convalescenza. Questo ce lo dirà solamente la partita contro, o solamente, ce lo dirà anche la partita contro l'Empoli di venerdì sera, che ha dentro di sé tutte, ma tutte quante le insidie si possono avere in questo momento, tutte quante quelle insidie che si possono avere in questo momento. Vale a dire, la richiesta di una conferma immediata, quindi una seconda vittoria consecutiva, la Juve ne ha fatte due consecutive, ma non in campionato, Bologna e Maccabi, il campionato e Champions. L'avversario, che sulla carta è di quelli abbordabili, ma che ti fa cascare potenzialmente nel solito tranello nel quale la Juve era cascata l'anno scorso. Avversario abbordabile, vi ricordate una partenza a sprombattuto, Chiesa che si divora 1-2 gol nei primi 20 minuti, sembra una partita comunque destinata ad un comodo 2-3-0 e invece la Juve perde. E quindi quest'altro e questo ulteriore banco di prova. Lì comincia a capire, se la Juve dovesse uscirne con una vittoria anche pulita, nel senso di limpida nel suo punteggio, lì si comincerebbe a capire che qualche mattoncino in più è stato messo, che qualche passettino in più, o quantomeno un altro passettino in più, è stato fatto. Poi nominare i passettini di cui ha il copyright Allegri so che può provocare altro tipo di reazioni, ma questa è la situazione nella quale il mondo Juventus circostante deve necessariamente calarsi. Quando vi dicevo che si può criticare un allenatore, io stesso ho più volte detto, e non mi rimangio quello che ho detto, che per molto meno da altre parti la natura sarebbe stato cambiato. Ma quando ci si scontra, o comunque quando una società fa muro, come ha fatto la Juventus in questa situazione, in questo caso, per difendere la propria scelta, per difendere il proprio operato, chi sta al di fuori deve semplicemente prenderne atto. Prenderne atto. Poi è chiaro che ogni partita diventa un esame,
Perché chi si assume la responsabilità di prendere determinate decisioni è ben conscio del fatto di essere sottoposto settimanalmente, in certi casi due volte alla settimana, all'esame di ciò che ha proclamato. Questo è il coraggio, questo è il coraggio, questa è l'assunzione di responsabilità. Molti dicono: Agnelli doveva intervenire prima. Può essere, ma certe tempistiche riguardano altrettante dinamiche, e un intervento a livello societario non è così immediato, non è così improvvisato, ma è sempre ponderato. Io sono sempre dell'idea che Andrea Agnelli avesse messo in preventivo di intervenire qualora la partita contro il Maccabi fosse andata male. Non sarebbe certo intervenuto in caso contrario, ma tutto è studiato, tutto è programmato. Questo significa che a tutto viene concesso un margine di tempo, dopodiché, esaurito questo margine di tempo, nel bene o nel male, vengono prese delle decisioni. E il consuntivo, il cosiddetto bilancio della Juventus, verrà fatto a giugno 2023, quando non ci saranno clausole scritte, ma proprietà, o meglio, la presidenza, dirigenza e allenatori, si guarderanno tutti in faccia e tireranno le somme di quello che è successo in quest'annata. E potrebbero verificarsi anche delle situazioni importanti, potrebbero verificarsi dei cambiamenti importanti, potrebbero esserci anche delle decisioni importanti. Ma prima si farà parlare il campo, prima si darà a chi ha sbagliato, perché in tanti evidentemente hanno sbagliato all'interno della Juventus, si darà il tempo per poter rimediare. E i tempi che si dà a una società normalmente sono diversi dai tempi che si danno ai tifosi. Il tifoso vuole l'immediatezza, il tifoso vuole tutto subito. Perché no? Anche l'addetto ai lavori vorrebbe tutto subito, perché anche noi ci mettiamo in tutti questi discorsi, per il semplice fatto che basta una vittoria, noi italiani siamo fatti così anche a livello giornalistico, basta una vittoria vai ad esaltare, basta una sconfitta vai a distruggere. I tempi di una società, di una azienda, perché la Juventus è innanzitutto un'azienda, come tante società del calcio d'oggi, praticamente quasi tutte o comunque le grandi, i tempi di un'azienda sono diversi dai tempi di noi umani, di noi che viviamo al di fuori di un'azienda. L'azienda programma. Poi se i risultati arrivano prima, mica si tira indietro, ci mancherebbe altro. Quando arrivò Conte si era programmato di ritornare allo scudetto nel giro di 3-4 anni, Conte ci riuscì al primo tentativo. Vedete che i tempi possono essere anche precorsi, ma vanno rispettati quando sono fissati da un'azienda. Spero di essere stato abbastanza chiaro nel spiegare alcuni concetti. Vi do appuntamento al video di questa sera e vi do appuntamento anche sull'applicazione numero 10. Come ogni giorno ci sarà il mio punto, vedremo come si evolve la situazione Chiesa, la situazione Pogba, perché poi dopo alla fine è bello parlare di campo, ok? Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale, a questa sera.